partenza. Prima Leo. Buonasera dallo Stadio Olimpico a tutti i nostri followers. Intanto mi sa che c'è stato qualche problema, non so se... No, è partito. È partito, non so, vediamo... Si è spento tutto. Scusiamo. Il bello della diretta, no, c'è bene. Stato un problema, tipo è morto il telefono. Sì, più o meno. Vogliamo provare... Ufficiale la rottura del crociato, così diamo subito questa notizia ferale. Arriva in questo momento dalla Roma, leggiamo la breve nota che poi... fornito dalla Roma, in seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale, tanto per gradire, domani sarà sottoposto a intervento chirurgico, forza Nicolò. Apriamo con la notizia peggiore. Possiamo dire, si è rotto anche il telefono, telefono. Tempo reale, vabbè. Beh, diciamo, due notizie non male per aprire questo 90 minuto. Ci scusiamo con i nostri follower di Instagram. Sì, è stato bello, ma è durato il tempo di un telefono rosso. Sì, praticamente, vabbè. Vabbè, dai. Cerchiamo di parlare di calcio, perché insomma la serata non è... Sì, globini. Non è che si rompe il telefono. Vabbè comunque, allora, intanto ricordiamolo, buonasera, abbiamo aperto con la breaking news letta da il buon Gabriele Chiocchio. No, guardate, ci stanno già scrivendo, il telefono è un po'... è andato, quindi... non so perché. Comunque, allora, che succede? Che ovviamente la Roma ha perso 2-1 contro la Juventus, una partita perché, per come era iniziata, alla fine è stata ripresa dagli uomini di Paolo Fonseca. 2-1 è il risultato finale. Possiamo dire che termina il girone di andata con la Roma al quinto posto, a pari punti con l'Atalanta, però ovviamente non c'è più lo spareggio a fine campionato, quindi se dovesse finire il campionato in questo momento, l'Atalanta sarebbe nuovamente in Champions League e la Roma nuovamente alla fase a gironi di Europa League. Inizia dalla prossima giornata, dalla gara contro il Genoa, un nuovo campionato, perché le prime tre stanno facendo, sembra stare facendo un campionato a parte. E poi appunto c'è il duello tra Roma e Atalanta per l'ultimo posto in Champions League, che poi ovviamente mancano ancora 19 giornate di campionato, quindi ci sono tanti punti a disposizione, però in questo momento il campionato dice questo: l'Atalanta è ripresa da quando è finita la fase a gironi di Champions League. La Roma, che ha iniziato malissimo con due sconfitte il 2020 e che adesso appunto deve rifarsi, però ovviamente ci sono queste notizie che continuano ad arrivare dall'infermeria, perché ogni volta che non si fa in tempo a dire sì, sai, Fonseca sta ritrovando i suoi uomini, in settimana c'è stato lo stop per Mkhitaryan, certificato ovviamente, perché lo stop è avvenuto contro la gara contro il Torino, questa sera Niccolò Zaniolo, quindi in qualche modo bisogna, come al solito, sempre dividere le situazioni, quelle di campo, quelle a Bila Stuart, perché poi no, cioè è un presentato purtroppo un punto qualcuno di qualcuno ha lasciato la visione della partita per andare a Bila Stuart. Sì, vabbè. Tanto per dire quanto le notizie spesso stanno fuori dal campo quando si parla di Roma. No, io volevo tanto dire una cosa, ma così, tanto per dire, si sa credo da 7 anni che nel 2020 si sarebbe giocato il campionato europeo per nazioni itinerante, si sapeva da qualche anno che si sarebbe giocato allo Stadio Olimpico, si sapeva da qualche anno che il 24 di maggio lo Stadio Olimpico doveva essere dato insomma all'UEFA per permettere l'organizzazione delle tre partite della fase a gironi. La Lega Serie A non è riuscita a trovare un'alternativa a dover giocare due gare in trasferta nell'ultima giornata e quindi due gare in casa all'Olimpico nella stessa giornata della fine del giro d'andata, e ciò stante tutte queste cose non si è trovato il modo di evitare di giocare due partite in 27 ore sullo stesso campo, un campionato che è continuamente spezzettato, si gioca tutti i giorni, non si è riusciti per esempio a giocare il venerdì una partita e il lunedì un'altra partita, si è giocato se il sabato. Se pensi che la Lazio ad esempio deve ancora recuperare una gara, una esatto, ma contro il Verona. Cioè, nel senso, si poteva organizzare in maniera diversa, anche perché quello di Zaniolo non è l'unico ginocchio che è saltato oggi, si è fatto male anche Demiral, non siamo ai tre indizi, ce ne sono due, ma mi sembra che fosse un problema quantomeno evitabile. Poi è il 12 di gennaio, fa freddo, insomma, le condizioni per farsi male già ci sono, in più facciamo queste falle organizzative, d'altronde parliamo delle serie A che di gaffe del genere ce ne ha regalate veramente tante, e stavolta
stavolta, anche questa volta la paga la Roma con l'infortunio del giocatore più prezioso che ha in questo momento in rosa, magari non il più forte di tutti, si può discutere, ma sicuramente paga anche la nazionale, senza in questo paga anche la nazionale, vedi, ironia della sorte, anche la nazionale si che dovrà applicata. Giocare all'Olimpico diciamo siamo a gennaio, si gioca a giugno, magari Zaniolo ce la fa per gli ottavi di finale, non lo so, ma questo è un problema che ci interessa relativamente. Senti, tornando alla partita, andiamo a leggere prima le pagelle del nostro direttore Alessandro Carducci e poi ripercorriamo in qualche modo quello che è accaduto, anche per capire dove la Roma in qualche modo ha perso la gara, dove in qualche modo ha potuto riprendere, riaddrizzarla, però purtroppo non è riuscita almeno a trovare il pareggio. Sì, iniziamo dai voti, poi leggeremo qualche giudizio. Paolo Lopez 6,5, scusa non guardo in camera ma devo guardare lo schermo. Florenzi 6,5, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Colaro 5, Diavara 6,5, Veretout 4, Cristante subentrata a Veretout 5,5, Zaniolo 6,5, Under subentrata a Zaniolo 6,5, Pellegrini 5, Perotti 6, Kalinic senza voto, Dzeko 5,5, Fonseca 6, voti che poi alla fine non descrivono neanche una sconfitta. Io leggerei a questo punto il giudizio del peggiore, che Giordano Veretout, che prende 4, rischia di mettere la parola fine alla partita dopo appena 10 minuti con una sciocchezza tremenda. Stanco fisicamente e mentalmente dopo tutte le gare disputate consecutivamente, viene sostituito nella ripresa. Prendo un attimo la parola, poi la lascio a te per parlare appunto della situazione. Vabbè, mantengo la parola, proseguo. Per parlare della situazione in cui Veretout è chiaramente il protagonista negativo, perché poi commette il fallo da rigore su Dybala, rigore sacrosanto, ovviamente neanche ne stiamo a discutere, ma lì è tutta la Roma che si è fatta decisamente poco furba, perché si va a giocare quella rimessa dal fondo che ricordiamo adesso è ancora più pressabile perché tu puoi rigiocarla nella tua area di rigore, perché prima butta fuori il pallone in una situazione dove non era necessario. Il regolamento dice che il gioco va interrotto quando l'arbitro lo interrompe. È inutile fare queste cose se poi ti ridanno il pallone, ti giochi una rimessa dal fondo e ti vengono a pressare, e poi succede che prendi gol perché... Sì, ma al di là dell'esempio di questa sera, il problema è che la Roma prende troppi gol, concede troppi calci di rigore da queste situazioni. L'ultimo era stato Kolarov, proprio da quella che era contro la SPAL. Sì, contro la SPAL, il calcio di rigore. No? Ok, Paolo Lopez la gioca per Kolarov, distrazione, più che altro di controllo. Magari anche qua può rientrare il fattore, quello che dicevi tu, del terreno dello stadio olimpico, però sono troppe situazioni. Fonseca, adesso poi andremo a leggere, ha detto sono il responsabile principale, perché ovviamente è lui che dà i dettami tattici di come iniziare l'azione, però poi il discorso è sempre lo stesso, gli errori spesso e volentieri lo fanno i giocatori che vanno in campo, e Veretout in questo momento gravi, perché Roma da Juventus ha fatto questo errore che poi in qualche modo ha chiuso la partita, perché 10 minuti se non sbaglio, al decimo minuto arriva il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo, in casa pronti via, dopo 10 minuti sei sotto 2-0 contro la Juventus, è difficile per chiunque credo riprenderla, a meno che non sei in qualche modo non so, il Real Madrid in Champions League, quindi però è Veretout lo stesso che ha commesso il grave errore da cui è scaturito il gol che in questo momento ti relega al quinto posto, perché contro l'Atalanta, scontro diretto per la Champions League, un errore analogo sempre di impostazione, e questo è soltanto Veretout che poi ovviamente perché fa questi errori? Perché dall'invio del fondo, a meno che la Roma non la gioca veloce sull'altro terzino di cui spesso ne abbiamo parlato, che va a calpestare la linea del centrocampo, è il play della Roma, quindi in qualche modo è il centrocampista centrale, quello che si abbassa per giocare l'azione proprio perché in qualche modo serve una sorta di qualità. Quando questa qualità in una situazione molto rischiosa, perché stai al limite dell'area di rigore, ricordiamo che sul rinvio dal fondo l'attaccante non può entrare in area di rigore, il difensore sì, però una volta che è giocata l'azione tutto il via libera, ok, e eccolo là che sei maggiormente pressabile. Quindi è una situazione che la Roma si porta dietro da tanto tempo, non per esempio, no, sai, ti autociti, però mi pare che ci fosse un editoriale, ok, a ottobre l'avevo scritto, la Roma riparte
dai suoi errori, facendo sì. appunto il gioco di parole con le ripartenze, con l'inizio dell'azione. Eccolo là che si elencavano una serie di errori, Kolarov, il derby, là c'è mezza spinta, Spinazzola in Austria, appunto Veretout, aggiungendoci i nuovi, eccolo là che ti mancano determinati punti, spesso e volentieri per degli errori abbastanza gratuiti. Sì, no, ma stavo vedendo il conto degli expected goals, un po' la statistica dei gol che si attendono dai tiri concessi. Le situazioni potenziali esatto. create che dovrebbero in qualche modo trasformarsi in gol. Considerato che il rigore pesa 0,76, la Roma ha concesso 0,5 expected goals, ovvero se non avesse commesso errori praticamente la Juventus non avrebbe praticamente segnato, questo è già abbastanza una punizione indicativo. Sì, esatto, poi dopo non ci sono state tantissime occasioni, lo dimostrano i numeri, non sono stati lasciati tiri pericolosi. No, a parte il gol con l'Higuain giustamente annullato, quindi comunque era un'azione, esatto. Ma penso sia lo stesso, quello lì a sinistra. Dovrebbe essere, la Roma dal suo canto, sempre con 0,76 del rigore trasformato, ha prodotto per 2,8, per cui è un problema di errori individuali dietro sì. e davanti, perché poi non si segna se non sul rigore, con Torino non hai segnato, oggi non hai segnato, per cui comincia a essere un problema abbastanza grave. E tra l'altro è una cosa che comunque la Roma, anche questa, si porta presso dall'inizio del campionato. Poi magari stavamo qua a elogiare la squadra che sui calci d'angolo riusciva a trovare il gol. Poi per fortuna è entrato Perotti, specialista, ma anche Kolarov ha segnato sia su punizione che sul calcio di rigore. Quindi in qualche modo non manca la manovra, perché ovviamente se tu arrivi a fare tanti di rimporto è perché la manovra c'è in qualche modo, manca la concretezza. Non so se è un discorso di concentrazione, di freddezza, perché magari sai, sul 2-0 pronti via può starci la concentrazione, ok? Lì davanti sono tante partite che manca, per dirti l'esempio lampante, no? Quando si parla d'attacco è Dzeko appena si è acceso ha fatto il cross per Under da cui arriva rigore, si è girato, ha preso un palo, però poi nell'arco dei 90 minuti ci sono troppe pause e con Pellegrini viene anche lui meno a fare manovra, quindi spesso a volte quando si dice Dzeko si nasconde. Dzeko di solito è abituato a venire incontro perché è un attaccante di manovra più che finalizzatore. Lasciato in area di rigore è difficile, poi quando hai due centrali massicci come all'inizio di Mirale e Bonucci, poi uscito di Mirale è entrato De Ligt. Ma passiamo magari a sentire le dichiarazioni di Fonseca, che ha toccato i tre temi che abbiamo toccato, ovvero gli errori e la partita di Veretout. Hanno sparito Luca che se ne va e che poi ritorna, e appunto gli errori. Rischio giocare sempre da dietro? Credo in questo, poi quando ci sono errori da dietro il responsabile sono io. Noi lavoriamo spesso su questo aspetto, possiamo vincere se rischiamo qualcosa, ma delle volte gli errori succedono. Io credo in un calcio coraggioso, un calcio dove dobbiamo rischiare. Veretout ha commesso un errore, poi ha reagito molto bene con coraggio, penso abbia giocato bene. Per me l'importante è questo. Gli errori hanno tolto sicurezza? A parte questi abbiamo giocato bene. È normale che stare sotto di due gol non è mai facile, ma abbiamo reagito e siamo stati in fiducia anche dopo il doppio svantaggio. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i giocatori. Allora, sto cercando un po' di tenere viva questa squadra, che comunque viva si è dimostrata nella seconda parte, al di là degli errori appunto tecnici. Quando uno analizza la partita, abbiamo detto il pronti via 2-0 ovviamente è una situazione che ha compromesso il match. Poi ci sono stati gli 80 minuti rimanenti in cui la Roma ha giocato una gara alla pari, sì. Perché la Juventus ha creato poco. Sarri ha dovuto ribaltare completamente perché Ramsey e Dybala erano troppo leggerini per la pressione della Roma, perché anche Brian Cristante il ritorno, perché sai com'è con la Roma, funziona così, c'è la sostituzione non in campo ma in infermeria Roma, e poi l'altro sì. entra in campo. Ha giocato una gara di presenza e poi quindi che succede? Che comunque sia ci sono degli errori pagati per, non dico presunzione, per rischiare la giocata, per dare un'identità che è quello che vuole Fonseca. Evidentemente tante situazioni vanno lette anche in base a chi hai di fronte, perché sai, un conto è rischiare la giocata sempre, però se ad esempio Pjanic c'è stato nel primo tempo,
ha fatto una grande giocata, ha fatto un'altra grande giocata, eccesso di confidenza, ha allargato male per Cuadrado, punizione dal limite e cartellino giallo. Quindi se, lo, se sbaglia Pjanic quelle giocate dal, al limite dell'area, e Pjanic è il miglior centrocampista della Juventus, uno dei migliori del campionato per quanto riguarda la, la geometria, è normale che quelle sono poi giocate. Tu hai parlato di expected goals, ma quanti sono gli expected errors per quella giocata? So, sono altissimi, soprattutto se hai una pressione proprio direttamente dalla da linea dell'area, che può essere un Dybala qualsiasi, che non è uno che eccelle per pressione. Se tu pensi alle qualità di Dybala, pensi al tiro a giro, al dribbling, sì, certo, no? Non è un attaccante che pressa, non è Cavani, quindi è un rischio che va corso. E questo è l'interrogativo che deve farsi. Ma io resto dell'idea di sì, personalmente, nel senso che se tu vuoi giocare quel calcio ti devi prendere quei rischi e comunque non sbagliare, perché poi sono errori che si possono correggere, non stiamo parlando di cose impossibili, cioè sono errori che proprio per quanto sono tra virgolette stupidi sono altrettanto facili da correggere. Eviti di fare determinate cose, eviti di distrarti quando sei dentro l'area con il tuo con il pallone, sì. Insomma, sono cose abbastanza basilari a prescindere poi dal sistema di gioco. Intanto abbiamo le parole di Instagram, su Instagram di Zaniolo: vi giuro, virgola, tornerò più forte di prima. Questa frase l'abbiamo sentita infinite volte, e poi alla fine più forti di prima sono tornati in pochi, volendo, però insomma, speriamo. Beh, allora, guarda, da questo punto di vista che Zaniolo ha una muscolatura tale che magari può in qualche modo sopperire a un legamento ricostruito, quindi no. Ma magari da questo punto di vista vediamo, è abbastanza giovane, poi avrà ancora tanto, tanto modo per lavorare, per riprendersi. Certo, adesso non so quanto inizierà il countdown in ottica nazionale per Zaniolo, per affrettare il rientro. Tanto vogliamo dire ennesima? Come dire, ennesima analogia col 2006 con Francesco Totti, però quelli erano mondiali. Vabbè, però insomma, quelli erano mondiali. Il girone fa, il girone fa che ti esce, che comunque ancora di, il percorso che potrebbe. Vabbè, io penso che i campioni del mondo del 2006 titolari erano attivo più forti di questi. Questo macchinario sfondi una porta girevole, questo sottoscritto. Però. Quindi, però sì, anche se poi alla fine vanno a rivedere il l'infortunio di Zaniolo, c'è il contrasto di De Ligt su Zaniolo, però no, non è lì che si fa male, è più un discorso. Ha ricordato non so se ti ricordi Ronaldo il Lazio Inter, sì, secondo infortunio, sì, quello fa doppio passo, la muscolatura, il ginocchio, il tendine rotuleo, quello se non sbaglio cedette, però ma non lo so, è una gara abbastanza diversa da sì, vabbè, è arrivato perché ci copiano le idee, lei lo sa che il collega illustre è un po' il grande lei, quindi. Ecco, vabbè. Comunque tornando al match, due sconfitte arrivate in maniera diversa. C'è un minimo comune multiplo, che è quello delle occasioni che ha avuto in più la Roma dell'avversario. Ci sono anche qua tutti e due errori in fase di impostazione, perché al di là del tempo di recupero in più di Roma Torino, intanto ringraziamo Carducci che è un grande tecnico, Madonna, e ha ripristinato il telefono del sottoscritto, bonifico fra poco l'arrivo lo portavo sempre tecnico, attenzione. C'è stato l'errore di impostazione Florenzi contro il Torino, che ha dato il là alla palla che è arrivata a Belotti, che poi ha segnato. Questa volta ci sono state due disattenzioni, anche sul calcio di punizione di Dybala, c'è Smalling che salta a vuoto e poi la palla rimane rocambolescamente a Demiral. L'errore che abbiamo già raccontato resta ovviamente andare avanti senza Zaniolo, però abbiamo ritrovato, la Roma ha ritrovato Gente Sunder, che aveva fatto bene negli ultimi minuti contro il Torino, ha fatto molto bene a quest'oggi contro la Juventus, quindi in qualche modo la squadra è interscambiabile da un certo punto di vista. Sarebbe meglio avere Juventus insieme. Sì, certo, però no, come si dice? Ho vinto il premio. No, non dico che bisogna avere la botte piena della moglie ubriaca, però a me in qualche modo a far sì, come adesso
il paragone è questo: far sì che la Roma possa perdere, ok, per una propria direttiva, come abbiamo detto quest'oggi, per una direttiva del tecnico, che giocare la palla dal basso rischiando, magari riuscire a perdere con tutti i giocatori perché Fonseca ha sbagliato i cambi, certo. E non perché è stato costretto a, sai, chi metto oggi? Questi giochi, per noi è facile perché dominiamo la formazione, per Fonseca è un po' meno, e soprattutto anche per chi ci sta vedendo. Sì. Quindi è questo il fatto, adesso resta di cominciare un nuovo campionato, è più una testa a testa Roma-Atalanta, lasciamo perdere quello che può essere la Lazio, le vittorie consecutive, è qualcosa che fondamentalmente chi non vince lo scudetto non ci interessa, ok? La Roma deve fare proprio, anche perché poi saremo di nuovo qua a marzo, anzi prima, il mercato di gennaio è iniziato adesso. Ma appena finisce si parlerà, in caso di Roma lontana dalla lotta Champions League, Zaniolo, ecco, adesso si è rotto, quindi non puoi fare plus Valenza, una cosa alla volta, esatto, c'è la Coppa Italia in settimana, bisogna in qualche modo comunque sia anche soltanto dare un segnale di riscatto, fermo rimanendo che passare almeno ai quarti di finale e andando a giocarsi la partita contro la Juventus nuovamente. Probabilmente sarà Juventus, tra l'altro Coppa Italia in cui non c'è Dzeko, perché Dzeko è squalificato. C'è Cagliari. È un dettaglio che è stato incredibilmente sottovalutato. Non c'è Dzeko, non c'è Zaniolo, non c'è Mkhitaryan. C'è, esatto, ci saranno Cuadrado e Florenzi perché sono squalificati in campionato. Esatto. E poi il resto della formazione più o meno sarà quella, magari giocherà Cristante al primo minuto, magari si dà una chance col Sassi Team, ma non so. Capace che possa riprendere il Bastone, Kluivert no, perché abbiamo già... A questo punto non so se Fonseca poi farà più di tanto turnover in Coppa Italia, bisogna capire come approccia questa competizione, sì. Anche ricordandosi poi il precedente di campionato. Una situazione analoga, anche se la Roma arrivava stanca ma con pochi uomini, la Roma era distrutta in quella partita, non riusciva, in qualche modo ha perso la partita nel momento in cui sembrava potesse riprendere. E aggiungo, situazione che si creerà analoga a Genova, perché la Roma giocherà giovedì alle 21:15 e poi a Genova contro Genova domenica alle 18, come fu giovedì contro il Borussia Mönchengladbach, e domenica alle 18 a Parma. Anche qua il discorso è, alla Lazio poi al derby bisogna pensarci più avanti. No, perché... Parma giovedì, Genoa domenica, esatto. Poi il resto si vede. Anche perché bisogna che ci sarà il visto a Lazio. Però nell'ironia, però. Due trasferte, poi di nuovo in inverno, di nuovo col freddo, eccetera, eccetera, e qui i muscoli. Sì, ormai anche le ginocchia saltano. Non capisco il messaggio di Riccardo. No, si riferisce a un commento precedente che adesso non lo legge, se no vedete il video. Okay. E non è piacevolissimo. Siamo passati già alle prossime gare. Andiamo con gli appuntamenti già da domani. Vado io. Che bello. Allora, si comincia alle 6, quello accadde oggi. Inesauribile il nostro direttore che sta sfornando l'editoriale. È pronto? La legge di Marfi, ovviamente. La legge di Marfi. Quindi, piccola anteprima del nostro editoriale, comunque, fra poco sulle nostre pagine di Voce Giallorossa. La legge di Marfi è che se ti vuoi far male qualcosa, da Roma si fa male il crociato. Sì, esatto. Quella. Cioè, legge di Marfi 2.0, 3.0, quel che volete. Dopodiché i nostri classici approfondimenti, ragazzi, sui social, top e flop, scacco matto, i numeri, da 0 a 10. E poi sarà già martedì... occhio a Parma-Roma, Parma che è impegnato domani sera contro il Lecce, una partita che per le zone di classifica non interessa a Roma, ma interessa a Roma poi per la forma che acquisirà o perderà la squadra di D'Aversa in vista di giovedì. Martedì diamo i numeri e poi via tutti gli appuntamenti fino a... Ti ho detto così, sembra che martedì diamo i numeri. Martedì diamo i numeri, i numeri li diamo tutti i giorni. Tutte le sere, tutti i numeri. La rubrica diamo i numeri, Da sottoscritto. Va bene. Domani operazione di Zaniolo a Villa Stuart, tanto per rimanere felici e contenti questo 90esimo minuto. A noi non resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento per il prossimo 90esimo minuto. Ci scusiamo ovviamente con i followers di Instagram che recupereranno poi quando verrà caricato.
scaricato 90 minuto a problemi tecnici, purtroppo non lo dica. Non dipendenti dalla nostra volontà ci hanno impedito. Il bello della diretta, io non so che ho fatto del Ducci per ripristinare il mondo, però lo ringrazio. Non resta che salutarvi dallo Stadio Olimpico. Ci ritroveremo direttamente al derby da quello dello Stadio Olimpico, ma domenica prossima saremo a Genova, molto probabilmente a Genova, 90 minuto live da fuori. Luigi Ferraris, sono le 23:30, noi rimaniamo qua per chiudere i pezzi, però intanto vi continuiamo a dare appuntamento su www.vocegiallorossa.it per tutto quello che continuerà a essere il post partita di una sconfitta, la seconda consecutiva del 2020 dallo Stadio Olimpico. È tutto, buonasera, buonanotte da Luca Tressano, Gabriele Giocchio.